Sono Federico Talè, sindaco di Mondavio. È da qui che parte il mio impegno per voltare pagina in Regione. Ho sempre puntato sul lavoro, quale diritto e fondamento della dignità di ciascuno. Porterò la mia esperienza per accendere i riflettori sul nostro territorio e garantirgli finalmente lo sviluppo che merita. Diamo valore alla solidarietà e facciamo della diversità ricchezza. Rilanciamo l'artigianato, il commercio e l'agricoltura al fianco delle associazioni di categoria. Per il lavoro, il turismo, la viabilità, per far ripartire Fano, Marotta e gli splendidi paesi dell'entroterra, vota il cambiamento. Vieni in Regione con me, vota Talè. Sulla scheda scrivi Talè accanto al simbolo del PD. Benvenuti a questo approfondimento per conoscere meglio Federico Talè, sindaco di Mondavio, che ha deciso di candidarsi come consigliere regionale nelle fila del Partito Democratico. Federico, dici qualcosa sulla tua vita privata? Sei sposato? Sì, sono sposato con Barbara. Barbara è la bellissima ragazza di questa foto? Sì, lei. Dove vi siete conosciuti? Dove ci siamo conosciuti è un fatto alquanto singolare, perché noi ci siamo conosciuti nel gruppo storico della Proloco di Mondavio, quindi in abiti rinascimentali. Avevamo io 16 e lei 13 anni, quindi da bambini. E lei era una ancella e io facevo il tamburino all'interno della revocazione storica. Vedo una bellissima foto in costume, la tua famiglia, i tuoi figli? Sì. Questi sono i miei figli, la foto è abbastanza datata perché comunque sono più grandi adesso. Cesare, il maschietto, 13 anni e Linda, 10 anni. Bellissima famiglia, Federico. Complimenti. Grazie. Passiamo adesso alla sfera lavorativa. Di cosa ti occupi? Lavoro a Pesaro, in un'azienda di servizi dove sono impiegato. Ma visto che siamo qui a Fano, mi piace sottolineare il fatto che ho lavorato per 5 anni alla Confederazione Italiana Agricoltori e quindi sono stato a contatto con il mondo agricolo. Fra l'altro il mondo agricolo è anche un mondo che a me piace molto, fa parte del mio hobby. Io appena ho un momento libero, chi mi conosce lo sa, vado in campagna e mi godo le bellissime serate mondaviesi in campagna. E quindi per quanto riguarda il mondo agricolo sono stato a contatto con gli agricoltori, ho seguito la politica agricola comunitaria fanese e non solo, anche dell'Interland di Fano, perché comunque la CIA di Fano si occupa non soltanto del comune di Fano ma di quello di Cartoceto, quello di Monteporzio, di San Costanzo e di Mondolfo. Cosa può fare secondo te un consigliere regionale? Ma per questo settore ci sono tante cose che un consigliere regionale potrebbe fare. In primis io cercherei di snellire la burocrazia. So benissimo, perché appunto, come dicevamo, mi sono impegnato in questo settore per alcuni anni, che un agricoltore per poter accedere a determinati contributi comunitari deve compilare un sacco di foglie di domande. Quindi al primo punto io metterei questo, perché questo si può snellire con delle leggi regionali ad hoc. Al secondo punto, per quanto riguarda il settore agricolo, penso che sia molto importante per un consigliere regionale stare al fianco delle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria stanno 365 giorni all'anno intorno agli agricoltori e lavorano per l'agricoltura. Il consigliere regionale deve, senza meno, ogni qualvolta si parla di agricoltura, interpellare anche le associazioni specializzate, quindi le associazioni di cui abbiamo parlato. Un altro punto molto importante che riguarda l'agricoltura è quello relativo alla IMU. Oramai tutti gli agricoltori sono sul piede di guerra e io dico hanno ragione, non è possibile, è come se tassassimo un tornio a una officina, cioè tassare il terreno agricolo e quindi l'IMU sui terreni agricoli penso che sia una delle tasse più ingiuste che questo governo abbia fatto. Quindi come consigliere regionale penso che ci dovremmo adoperare per sollecitare il governo nazionale a togliere questa brutta tassa. Un altro punto importante è la stesura del PSR. Sono almeno 2 anni che il PSR, Piano di Sviluppo Rurale, è fermo in Regione. Dobbiamo senza meno finire questa pratica del PSR per cercare di elargire i contributi agli agricoltori. L'agricoltura, insieme al turismo, può rappresentare sicuramente un volano per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra provincia.
Si può fare turismo con una viabilità del genere? Ecco, la domanda è molto pertinente. Penso che è difficile fare turismo con una viabilità di questo tipo. Penso che la provincia di Pesaro e Urbino sia in emergenza per quanto riguarda la viabilità e dalla regione alle emergenze dobbiamo rispondere con degli interventi straordinari. Un altro tema che sta molto a cuore ai cittadini è il diritto alla salute. Sì, tema molto importante, il diritto alla salute. Su questo mi viene in mente intanto il discorso delle liste di attesa. Cioè non è possibile che un cittadino debba aspettare un anno per fare una visita medica. Naturalmente a pagamento si può fare anche il giorno dopo o la settimana dopo. Questa non è più una cosa sostenibile. Penso che come consiglieri regionali dovremmo in primis mettere mano a questo deficit che abbiamo come Regione Marche. Penso alla mobilità passiva. Non è possibile ugualmente che una grossa fetta del bilancio regionale che riguarda la sanità vada a reperire risorse per quanto riguarda la mobilità passiva nella sanità, quindi persone, cittadini della Regione Marche e della provincia di Pesaro che vanno a curarsi fuori regione, in questo caso la maggior parte dei casi in Emilia-Romagna. E poi il discorso dell'ospedale unico penso che venga dopo, perché comunque l'importante è che abbiamo delle peculiarità e delle efficienze a livello provinciale. Poi se sono negli attuali ospedali oppure in un unico ospedale tra Pesaro e Fano, penso che questo poco importa ai cittadini. Federico, sui tuoi manifesti elettorali c'è lo slogan "Scegli nuovo in regione con me". Cosa intendi per nuovo? Parliamoci chiaro, i cittadini non ne possono più di una regione gestita in questa maniera. Distante anni luce dalle esigenze dei cittadini. Come amministratore pubblico, come amministratore del comune di Mondavia e quindi come sindaco, mi è capitato più volte di dover parlare con la regione. Io ho chiesto un appuntamento con il presidente della regione 4 anni fa, ancora devo ricevere l'appuntamento. Non è possibile che dobbiamo essere costretti a parlare con funzionari e non con amministratori. La politica deve riappropriarsi delle proprie funzioni. Penso che in questa maniera, cioè con questa determinazione, ed è per questo che mi sono messo in gioco e mi sono candidato a consigliere regionale, perché penso che ci voglia più determinazione per cercare di stare più vicino agli amministratori locali e quindi ai cittadini. Sto vedendo sul monitor una foto molto interessante di te, Federico, con Valentino Rossi. Mi piacerebbe parlarne, ma il tempo a nostra disposizione sta per finire. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Va bene, grazie. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Sono Federico Talè, sindaco di Mondavio, è da qui che parte il mio impegno per voltare pagine in regione. Ho sempre puntato sul lavoro, quale diritto e fondamento della dignità di ciascuno. Porterò la mia esperienza per accendere i riflettori sul nostro territorio e garantirgli finalmente lo sviluppo che merita. Diamo valore alla solidarietà e facciamo della diversità ricchezza. Rilanciamo l'artigianato, il commercio e l'agricoltura al fianco delle associazioni di categoria. Per il lavoro, il turismo, la viabilità, per far ripartire Fano, Marotta e gli splendidi paesi dell'entroterra, vota il cambiamento. Vieni in regione con me, vota Talè. Sulla scheda scrivi Talè accanto al simbolo del PD.